Buonasera popolo della community di Inchiostro di Puglia e bentrovati per una nuova puntata di Ti devo dire un fatto. Siamo puntuali come ogni martedì sera qui su questa piattaforma su Facebook e siamo anche in diretta anche su YouTube e sul canale Twitch di Inchiostro di Puglia. Questa sera abbiamo deciso di dedicare questa puntata alla Puglia che resta e alla Puglia che coltiva nella Puglia e quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a quattro startup pugliesi che ognuno nei loro settori, nei loro campi si stanno distinguendo e stanno facendo tantissima, tantissima strada. E, li conosceremo, sono quattro, ci sono i quattro founder per ciascuna startup, avremo modo di rivolgere loro delle domande, anche voi come sempre, visto che siamo in diretta, potete commentare, salutarci in qualunque domanda, farci qualunque domanda. Noi siamo qui insieme a voi per trascorrere un'oretta di intrattenimento, ma anche di bella conoscenza di queste belle storie, alcune delle quali le abbiamo anche già raccontate nelle tante lettere di Inchiostro di Puglia. Però, come sempre, io devo invitare il mio amato coinquilino in questa Quanto è seconda bello, edizione di Ti quanto è devo dire un bello. fatto. Antonio Quanto sei Stornaiolo! bella. Ma tu sei dolcissima, Antonella. Amore! Noi abbiamo la stessa radice, almeno nel nome. E dunque, se è Ecco. vero che nomen omen, come dicevano i latini, noi siamo due Antonie o due Antoni, è la stessa cosa. E Antonio è un nome coraggioso. E solo noi possiamo avere il coraggio di fare una diretta sulle Detta start-up. così, Di prima di fine Natale. dicembre, con il Natale alle porte. Questa è tutta colpa di Galgano e del suo Inchiostro di Puglia, si Che sappia. salutiamo, Che salutiamo il salutiamo. grande Michele Galgano alla Sempre regia. sia lodato Ecco, Galgano, infatti, vedi, ovunque egli sia. puntuale arriva il commento del disturbatore di tu, Michele Carella, più felice del solito Antonio, chissà perché. Perché Antonio, questa è una puntata seria, quindi diciamolo ai nostri amici che ci seguono I per nostri oggi. YouTuber li abbiamo, come dire, Momentaneamente. liberati per una sera, Ecco. erano assolutamente all'altezza degli argomenti trattati, ma abbiamo deciso di fare Esatto, di necessità virtù. perché ci servono massimo sei caselle, quindi Per noi sei siamo necessità. due più Però le quando quattro dovranno, start-up. i nostri YouTuber potranno intervenire. Daniele, Assolutamente. Glenda, noi siamo qui. Michele Siamo Carella, qui che per accogliere salutiamo le e loro istanze. ci stanno seguendo, Ci quindi mancherebbe. potete continuare a Sì, a intervenire in questa cazzeggiare, diretta, a diciamolo, Antonella, a cazzeggiare, anche perché voglio cazzeggiare, dire, perché esatto. specialmente queste che ha appena scritto, queste Proprio, Madonna, mi è irrecuperabile questo è irrecuperabile. va Va bene. bene, facciamo. Allora, Antonio, parliamo di queste start-up fortissime. Noi, tra l'altro, stasera avremo due delle tre start-up pugliesi che nel 2022 sono entrate, tra l'altro, nella classifica, tra le 100 start-up, migliori start-up italiane del Fantastico, 2022, da start-up, questa fantastico. classifica fatta da Start-up Italia. Sono tre quelle pugliesi, due ce le abbiamo tra l'altro anche questa sera, però le conosceremo in un secondo momento. Adesso vorrei invitare il primo ospite in rappresentanza di Brainpool, che è un'agenzia che conosciamo anche perché abbiamo avuto Domingo Iudice. Ecco, stasera abbiamo Marco Marino, Ciao co-founder di Marco! Brainpool, insieme a Domingo. Ciao Marco! Ciao Antonella, ciao Antonio e buona serata, è un piacere essere qui con voi. È un piacere parlare innanzitutto di storie di gente che resta, che è qualcosa che è abbastanza inusuale ed è un piacere rappresentare la Puglia che funziona. Ne parliamo Ecco, sempre troppo poco, almeno a mio parere. esatto. La Puglia che Siamo funziona e che crea anche d'accordissimo. tantissimi posti di lavoro perché ognuno di voi è testimonianza appunto di un'imprenditoria giovane che decide di coltivare in Puglia e dà effettivamente tanti posti di lavoro. E a proposito di tanti posti di lavoro, ecco, guarda come sta diventando bravo Galgano a fare la regia. Cioè, mi legge Addirittura nel fa la regia, pure pensiero, pensa. ecco una foto di tutti i dipendenti di Brainpool, scusa, lapsus, di Brainpool che parte in un garage di Conversano in provincia di Bari e poi diventa una realtà con attualmente 80, più di 80 dipendenti e
85 per la precisione.85, e tra l'altro sempre alla ricerca di nuovi spazi, perché è una realtà che cresce in maniera esponenziale. Voi ormai siete 10 anni che siete, che Brainpool è nata, giusto? Una decina? Corretto, corretto. Siamo nati nel 2012. Io faccio sempre una riflessione abbastanza approfondita con quelli che sono i miei soci. Io sono arrivato a Brainpool 4 anni fa ed ero il 22esimo. Se Oh. immaginiamo che oggi siamo 85, ci rendiamo subito conto di quello che è stata la crescita che l'azienda ha avuto, seppur per estrazione e mentalità imprenditoriale non ci diciamo mai soddisfatti, crediamo sempre di avere grandi margini di miglioramento. Dall'altro lato è anche vero che il problema de dello spazio poi è un effetto di una crescita che possiamo definire sana e di questo siamo davvero molto orgogliosi, ecco. Che Ma meraviglia! tra... Raccontiamo, Antonella, scusami, Sì, raccontiamo per chi non conosce il marchio Brainpool di cosa si occupa assolutamente. questa startup, che ormai non è più startup, questa è star over, perché ormai è da tanto che c'è, che esiste ed è davvero una realtà consolidata. Prego, Marco, cosa fate? Allora, Antonio, noi ci configuriamo come una marketing company, cerchiamo di investire e collaborare su progetti di marketing che abbiano come obiettivo quello di generare valore aggiunto attraverso un brand, un marchio. Lavoriamo a tutto tondo, integrando strategie tecnologiche e strumenti tecnologici. Nel corso della nostra breve ma lunghissima storia siamo anche diventati imprenditori, non solo per noi stessi, e quindi oggi lavoriamo anche come una piccola holding. Prima Antonella portava avanti un lapsus che è quello di Pescaria, Sì. di cui siamo partner e fieri cofondatori, ma in realtà l'azienda oggi possiede 6 differenti marchi in sviluppo, in fase di lancio, con un obiettivo univoco e ultimo condiviso, cioè quello di cercare di creare valore partendo da questo territorio e guardando al mondo. Ecco, è la nostra più grande ambizione. Ma voi siete specializzati nel digital marketing, no? Che il marketing a volte viene confuso con la comunicazione, sono due cose diverse, cioè c'è tutto un mondo, no, dietro da precisare. Ma mi dicevi aperti al mondo, ma i vostri clienti, diciamo, più grossi, li possiamo dire chi sono ormai? Sì, allora ti dico, collaboriamo con una serie di realtà che possiamo definire multinazionali. Lavoriamo con il gruppo Abimbev che possiede i marchi Stella Artois, Tennenz, lavoriamo con una serie di realtà ben note nel mercato italiano, lavoriamo col gruppo Calzedonia sul marchio Signor Vino, lavoriamo con Dispensa Emilia. In generale, Antonella, oggi Brainpool, lavorando prettamente in digital, ha pochi orizzonti fisici, per cui seppur ad oggi gran parte del fatturato è fatto in Italia, lavoriamo su attivazioni che sono anche oltreoceano. Un Certo. paio di anni fa abbiamo di fatto fondato una sede ad Austin, al netto di un grande successo portato avanti fra le tante cose su un progetto con un'impresa pugliese, Roboz, nata anche loro 10 anni fa, nel loro caso all'interno del Politecnico di Bari, perché sono baresi, cresciuti talmente tanto ed esponenzialmente da avere necessità di approdare nel mercato americano. Lì abbiamo fatto talmente bene da catalizzare poi l'attenzione di una serie di player, e a quel punto abbiamo pensato di mettere una sede anche lì. Quindi diciamo che il bello del lavorare prettamente in digital è che i confini sono molto aleatori. Assolutamente. Ascolta Marco, tu prima dicevi che sei entrato 4 anni fa o dopo 4 anni dalla fondazione? Sono entrato 4 anni fa 4 anni. in Perché Brainpool. io leggevo da qualche parte che la vostra caratteristica è anche quella un po' di essere un'agenzia cooperativa, nel senso che ci sono grandi possibilità all'interno di fare carriera e di diventare soci poi di Brainpool, cioè ognuno un po' lavora anche per se stesso e questo spinge un po' tutti a fare meglio, giusto? Beh, Antonella, questa possiamo dire è stata l'idea che almeno dal mio umile punto di vista poi è stata la chiave di volta di Brainpool. 10 anni fa, quando questo progetto è iniziato, si è partiti con un'idea precisa e con la volontà di tracciare una linea netta tra il mercato delle agenzie che c'era ai tempi, che tutt'oggi è presente in Puglia prettamente di organizzazione e gestione patronale, con un'organizzazione di carattere orizzontale, provando ad Certo. emulare quello che fanno da anni gli studi di avvocati, gli studi di giurisprudenza americana, quindi organizzazione orizzontale. Se sei un professionista valido,
cresce la tua RAL all'interno dell'agenzia sino ad un punto limite. Il punto limite è essenzialmente quel momento in cui i soci d'agenzia ti chiedono di dividere con loro le quote e di collaborare anche tu per il successo dell'azienda. Io sono stato il quindicesimo socio, oggi siamo 17, Soci. probabilmente soci di agenzia, ne entreranno altri tre a brevissimo. L'obiettivo ultimo è avere 100 professionisti e 100 soci. Ah, Beh, che questo è bello. fantastico, è l'evoluzione di quella che negli anni 70 era la filosofia delle cooperative che cercavano appunto di creare lavoro dall'interno per poi poterlo portare all'esterno. Senti, mi arriva, ho allontanato un po' il telefono, Antonella, perché voglio anche controllare i messaggi che arrivano, Ah, insomma. È perché mi sì. sembra importante poter dialogare, specialmente su questi argomenti. E ti dico che ce n'è uno, guarda un po', proprio da uno dei nostri influencer, che una domanda bella che ci fa Michele Carella, e ci chiede quanto sarà importante l'influencer marketing nel 2023. Tu che dici? Cioè, questi nuovi testimonial a voi servono per portare avanti la filosofia di un prodotto? Allora, Antonio, dal nostro punto di vista saranno fondamentali nell'evolvere il modello di comunicazione e marketing attuale. Bisogna immaginare il canale di comunicazione dell'influencer come un vero e proprio canale di comunicazione ipersettorializzato, genericamente con una fan base molto molto attenta a quello che fanno. E ti dico che personalmente, avendo testato alcune azioni nello specifico, quando c'è coerenza tra prodotto e brand ambassador, i risultati non stentano ad arrivare. Ah, vedi? Noi, fra le tante cose che facciamo, abbiamo compartecipato il brand AWA, dove facciamo bracciali, questi qui. Non li vedi? Vediamo, 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 vediamo. Beh, non li Belli. vedi, li Figo. giro, li giro, li giro. Quest'anno abbiamo scelto Marchisio come ambassador e il posizionamento di prodotto è assolutamente in linea con quello che poi abbiamo fatto. Lui è più che un influencer, nel senso che non ha lavorato dal giorno zero per creare contenuti, ma la sua vita è diventata un contenuto a tutti gli effetti. E ti dico Certo. che l'impatto che ha avuto non solo sulla nostra fan base, ma direttamente sul fatturato è stato davvero importante. Vedi, Beh. allora c'è. Bellissimo. Marco, allora, in questo momento, siccome poi noi alla fine ci dedicheremo anche a fare altre domande con gli altri colleghi di Startup Pugliese, io adesso ti metterei un attimino in un riquadrino per fare spazio a un'altra protagonista, un'altra ospite di questa sera, tra l'altro l'unica quota rosa, diciamolo, che è Cristina Angelillo di Marshmallow Games. Ciao Cristina! Ciao Chris! Ciao, buonasera a tutti, è un Complimenti, la piacere. vostra idea a me mi ha messo una gioia quando l'ho letta, straordinaria. Questo è Veramente fantastico fenomenale. d'estrato puro. Vero, vero, vero. Allora spieghiamo, Antonio, per chi non conoscesse Marshmallow Games, se c'è ancora qualcuno che non conosce Marshmallow Games, per quanto iconico è diventato questo brand, Cristina e Marshmallow Games si occupa di sviluppare app di giochi educativi per bambini. Tu sei originaria di Gioia del Colle, l'azienda è su Bari e tu sei una di quei tre che citavo prima, delle tre startup pugliesi, inserita tra le migliori 100 startup d'Italia del 2022. Allora, Io vado con la standing ovation. Va! Se lo merita, se lo merita. Standing ovation. È vero, è vero. E poi Devo dire che siamo anche stati selezionati tra le 200 startup più promettenti a livello europeo EdTech, quindi un po' proprio del nostro settore. diciamo che anche a proposito di riconoscimenti, visto che siamo in tema, tu sei presidente Novap. Vuoi spiegarci? Ah, Innovap, Innovap. Innovap è l'associazione di rappresentanza italiana, quindi a livello nazionale, che rappresenta tutte le start-up e tutta la filiera dell'innovazione, quindi tutto l'ecosistema dell'innovazione, quindi start-up, ma anche acceleratori di incubatori, parchi scientifici e tecnologici,
corporate che fanno open innovation con le startup, quindi grandissime società che lavorano con le piccolissime, e anche i professionisti che lavorano con le startup, quindi studini notai, legali, eccetera, eccetera. Quindi facciamo in modo che tutta la filiera possa unirsi, diciamo, facciamo un po' da collettore, quindi facciamo, a parte networking, facciamo anche un lavoro di lobby e policy, quindi ascoltiamo i bisogni dell'ecosistema e li riportiamo poi ai piani alti per fare in modo che un po' le riforme, un po' il tutto, sia come dire sia centrato, ecco, perché poi dall'altro non è che sappiano proprio tutti i dettagli, noi da giù riusciamo ad ascoltare un po' le problematiche, certo, e le riportiamo. Ma entriamo un po' nel lato creativo, no? Perché appunto startup non sono numeri, ma nel vostro caso tra l'altro c'è un veramente un dispiego di creatività non indifferente. Come nasce un gioco per bambini, soprattutto a quale fascia vi riferite? E come proprio come nasce, come si svolge questo lavoro creativo? Cioè, come nasce un gioco? Allora, guarda, i processi possono essere molteplici, dipende un po' anche dal momento della startup, dal momento storico, perché ti racconto, il tutto, diciamo, di Marshmallow Games in generale è nato quando io aspettavo la mia prima bimba. Cosa è successo? Mi sono fermata un attimo perché sono dovuta stare a letto qualche mese e io sono un ingegnere delle telecomunicazioni, quindi facevo la progettista hardware, facevo un lavoro molto maschile che mi piaceva anche molto, però non era la mia passione. E quindi come quando tutte le volte che ci si ferma a pensare un po' alla propria vita, ma questo che sto facendo è quello che voglio fare per sempre, sai quelle domande? Certo. Quelle robe lì che si fanno tutti, beh, io ho avuto il momento giusto, diciamo, per fermarmi e pensare per bene a questa roba qui, e il risultato è che ho mollato tutto e ho fondato Marshmallow Games, perché le mie passioni sono sempre state i bambini e l'insegnamento. E quindi che cosa ho fatto? Nel mio letto ho iniziato a pensare, a fantasticare di creare qualcosa di mio, e quindi ho cominciato a pensare che cosa piace. Poi volevo creare qualcosa per i bimbi piccolini, perché poi chiaramente incinta ero super sensibile all'argomento, e quindi bambini in età prescolare, e quindi ho pensato che cosa piace più di tutto ai bambini. Quindi ecco, ti racconto un po' come è nata, come sì, è sì, nato tutto. Quindi che cosa piace di più ai bambini? Il racconto, la fiaba. Cosa possiamo fare con la tecnologia? Chiaramente io, tenendo conto un po' delle mie basi, come dire, tecniche, essendo ingegnere, e quindi come possiamo migliorare, diciamo, innovare la fiaba con la tecnologia? La rendiamo interattiva e quindi facciamo un mix di racconto e gioco. E infatti la nostra diciamo, app di punta, che si chiama Smart Tales, e sono dei racconti interattivi, è una collezione di racconti interattivi per bambini in età prescolare, 3-6 anni, dove noi mescoliamo gioco e racconto. I giochi sono sulle materie STEM, quindi le materie scientifiche, chiaramente. Mm-hmm. Certo che sono il futuro, certo, certo. Certo. E poi, diciamo, l'altra cosa carina è che trattiamo tematiche sensibili, come il rispetto per l'ambiente, l'inclusione, la tolleranza, prevenzione del bullismo. Ma guarda, ce ne abbiamo tantissime, le tocchiamo praticamente tutte le tematiche. E per questo motivo UNICEF ha scelto Smart Tales per veicolare questo tipo di contenuti in una maniera, diciamo, nuova, innovativa. E io ci tengo sempre a dirlo, perché per noi è fonte di grande orgoglio, insomma, questa partnership. E quindi tutto è nato da Math Tales. All'inizio erano racconti di matematica, era un solo racconto. Poi abbiamo pivotato, abbiamo cambiato target d'età, abbiamo fatto varie app, cioè siamo nati un po' come fabbrica di app, quindi all'inizio abbiamo creato, adesso abbiamo una ventina di app, però poi la vita è un po' strana, cosa è successo? Siamo ritornati al punto un po' di partenza, perché poi quel format lì, questo gioco mescolato al racconto, era veramente forte, cioè i bambini lo amavano davvero tanto, e quindi siamo ritornati a quello lì e lo abbiamo espanso, eccetera eccetera. Ora è un'app ad abbonamento, abbiamo fatto oltre 700.000 download in tutto il mondo, e tradotto in 5 lingue, abbiamo oltre 4.000 recensioni positive sugli store, che devo dire che è molto complicato avere, perché quando ti devi lamentare è facilissimo mettere una recensione negativa, però per dire, certo, è proprio bella questa app. Insomma, è faticoso. La devi tirare. Allora, ricordiamo, chiunque voglia scaricare l'app di Marshmallow Games, qualsiasi digital store, giusto? Sì, App Store, Google Play, e possiamo anche prevedere possiamo anche prevedere uno sconto. Dai! Ed è gol! Gol! Vedi, queste sono le cose belle. Niente, santo Dio! Gol!
Allora, inventiamoci, Stornaiolo, inventa ora un codice, così lo facciamo scrivere da Galgano e rimane sottoimpresso, sovraimpresso. Il codice Galgano parla assai. Allora, il codice Galgano parla assai. Galgano, GPA, il codice GPA dà diritto a uno sconto. A uno sconto su per l'acquisto delle app di Marshmallow Games. Ma poi voi vi... Allora, spesso no, si sentono tanti genitori che nutrono anche un po' dei dubbi, delle perplessità, il cellulare non lo faccio toccare, al tablet no. Io personalmente una cosa, quando mi ci trovo, essendo anch'io mamma, dico sempre che il problema non sono i supporti, ma il problema sono anche i contenuti, perché... c'era tanta spazzatura anche nella televisione, certo. Via cavo degli anni 90, cioè non, quindi il punto non è quello, e voi appunto siete un esempio virtuoso di come appunto contenuti studiati e fatti per bene possono essere non solo divertenti per il bambino, ma educativi anche per tante di quelle tematiche, tra cui quella del rispetto ambientale, di cui vi occupate anche. A volte ti capita di scontrarti anche con questo tipo di polemica? In Italia tantissimo, all'estero, in realtà in Europa anche, forse un po' meno dell'Italia, in alcuni paesi, ma anche Stati Uniti ovviamente sono molto più, un po' più avanti di noi da questo punto di vista. Io rispondo sempre questo, io ho due bimbe piccole, 5-8 anni, quindi comunque anche io mi sono scontrata con questa tematica, no? Poi faccio questo lavoro, quindi conosco anche bene la qualità dei contenuti, la qualità e la non qualità dei contenuti. Secondo me l'importante non è vietare l'utilizzo dei dispositivi ai bambini, ma è educare i bambini al loro utilizzo, perché noi siamo tutto il giorno, i genitori siamo tutto il giorno col telefono in mano, quindi per loro chiaramente è un'attrazione, ma da quando sono anche neonati, quindi poi non possiamo vietarglielo, cioè è incoerente. E quindi secondo me educare, cioè secondo me l'importante è arrivare al punto che il bambino capisca quali sono i contenuti di qualità e quali sono i contenuti che invece deve evitare. Questo è molto complicato da fare, però io credo che... Tra l'altro avrebbero bisogno anche, cioè anche noi avremmo bisogno di un'educazione digitale e anche di un'alfabetizzazione digitale che non abbiamo avuto. Tra l'altro vi dico, da anziano che legge ancora i quotidiani, ecco, vi dico che proprio di queste ore una decisione del governo italiano di proibire l'uso del cellulare in classe. Ci saranno, insomma, per chi lo userà delle conseguenze, a meno che, e questo mi sembra molto, perché l'uso del cellulare spesso porta a non avere rispetto dei professori, porta a trastullarsi con questo oggetto elettronico senza seguire la lezione, sarà vietato l'uso in classe con delle, non dico punizioni, però insomma con delle ammende, però è assolutamente permesso, e quindi è quello che stavate dicendo voi, usarlo bene, sarà assolutamente permesso usare il telefonino o tutti quanti gli altri device per fare lezione, per raccontare la vita, per raccontare, per dare e fornire informazioni in maniera più veloce. Quindi è proprio così. Nessun oggetto è infernale, e chi lo usa, chi lo fa diventare tale. Tale, giusto. Insomma, uno dei nostri obiettivi è proprio quello di aumentare la sensibilizzazione, la consapevolezza soprattutto dei genitori nei confronti del digitale. Cioè il genitore, soprattutto dei bambini molto piccoli, deve capire la potenza del digitale. Cioè il digitale è veramente potente, anche con bambini con bisogni speciali, anche e soprattutto, perché guarda, vi racconto questa cosa, non so se siamo fuori tempo, però vabbè, questo è basta. Vai, non ti preoccupare. Noi facciamo anche moltissime interviste direttamente ai genitori, e una volta una mamma di un bambino che con disturbi, diciamo, dello spettro autistico ci ha detto: mi avete cambiato la vita, mi avete migliorato la vita, cioè che io sono rimasta così addirittura, e ci ha detto: mio figlio non riusciva a stare 3 minuti a fare un'attività, ma con Smart Tales, che poi è un'esperienza un po' calma, cioè non è schizofrenica, è molto calma, perché il bambino deve ascoltare, poi può giocare, poi deve di nuovo ascoltare e poi di nuovo giocare, il bambino riusciva a tenerlo 15 minuti a fare un'attività concentrato. Per lei era una roba sconvolgente di questo bambino di 4 anni. Quindi cioè, la tecnologia è potente, però se utilizzata bene, e quindi tutto lì sta. Quindi
diciamo, educare al digitale e anche capire quali sono i contenuti di qualità. E noi quello stiamo provando a fare, quindi creare contenuti di qualità. Che bello, che tra bello, l'altro, bravo, anche bravo. Cercando di conciliare appunto questa qualità e questa attenzione meticolosa anche a quelli che poi sono le nuove frontiere, che anche solo col nome possono spaventare, tipo realtà aumentata, realtà virtuale. Ecco, quali sono le direzioni future di un lavoro del genere e di un'occupazione del genere come la vostra? Allora, guarda, le direzioni future, diciamo, già è cambiato tanto il mercato negli ultimi anni, perché non so se vi ricordate, diciamo, noi abbiamo incominciato 8 anni fa, quando per esempio le app ad abbonamento non erano sdoganate come oggi, quindi certo. Erano delle app più piccole con un pagamento una tantum, oppure c'erano delle app, quelle che sbloccavano poi gratis, ma che per sbloccare i contenuti dovevi pagare all'interno. Adesso invece ci sono queste app molto grandi ad abbonamento, dove tu diciamo, ti devi abbonare per poterci entrare o per poter comunque usufruire di tutti i contenuti, però hai tanti contenuti, hai un aggiornamento dell'app costante. Per esempio noi Smart Taste l'aggiorniamo ogni 2 settimane e aggiungiamo sempre contenuti nuovi, perché altrimenti non giustificheremmo un abbonamento. Certo. In realtà virtuale, realtà aumentata, sono anche delle robe che ci sono già, ci sono già state. Diciamo, per i bambini così piccoli, quelli che la nostra fascia d'età, 3-6 anni, comunque la realtà aumentata, per esempio, non è... non funziona benissimo, perché comunque è un po' più complessa, la fruizione non è proprio lineare, quindi comunque si andrà sempre su questo, chiaramente una qualità sempre più elevata e delle interazioni sempre più semplici. Noi spesso nei giochi non abbiamo bisogno di dare istruzioni di gioco, perché è tutto così immediato ed intuitivo. Intuitivo. Non ha bisogno di spiegazioni, che è una cosa pazzesca se ci pensate. È certo. Perché poi subentra l'autoapprendimento poi nelle modalità con cui il bambino si interfaccia. Bellissimo, Cristina. Allora ricordiamo per dovere il codice, Antonio, il codice allora, per avere codice uno sconto. GPA. È un acronimo. Un acronimo. La parola è GPA per avere uno sconto nei download. Di Marshmallow Games. Sì, allora sì. Antonio, andiamo avanti. Vai. Scusami Antonella, ho letto un messaggio che è arrivato dall'Inghilterra. Ah, certo, perché tu sei la nostra finestra sui commenti, vai. Ci sta Francesco Scarpetta, che il nome dà dell'argomento di cui stiamo parlando, un nome è un cognome alimentare, diciamo. Ecco. Dalle nostre parti la scarpetta è sacrosanta e lui invece ha scelto, diciamo, di commercializzare il suo talento naturalmente sull'alimentare. Fa i panzerotti in Inghilterra. No, allora, lo sto leggendo anch'io, bellissimo. Bull, ma è antica, lui dice, ma io sono antico, questo è il senso che dà nel messaggio, oppure sto cavalcando l'onda del progresso. Ma allora Antonio, considera che Domingo 15 anni fa fece una tesi sul lancio del panzerotto. Del panzerotto, me la ricordo questa cosa. Pensato come sviluppo in fast food, quindi il mio parere su questo tema è che Francesco è un visionario, ecco. Perché se riuscirà a standardizzare il processo di creazione del panzerotto, poi non sarà difficile portarsi a casa il successo, ecco. È certo. Meraviglioso. Quindi certo. Francesco, vai avanti, perché stai facendo una grandissima cosa. Lavora sulla mozzarella, sulle cime di rape, sulla mortadella, il provolone piccante. Datti da fare. Gli inglesi questo vogliono. Evviva i panzerotti in Galles. Però questo è un bel messaggio da Francesca. Non Francesca, so se vai, leggi. Leggi. Bellissima diretta che dà risalto alle aziende del sud e anche un po' di speranza ai tanti giovani che, come me, sono stati costretti ad andare al nord per lavorare, ma sperano di poter tornare presto giù. Dai, ce la possiamo fare, ce la faremo. Questi ragazzi e i nostri ospiti di questa sera ne sono l'esempio. E adesso invitiamo il terzo ospite, rappresentante della terza startup di questa sera, per Celery, Domenico Centrone. Ciao Domenico! Ciao a tutti, buonasera! Ciao Domenico! Celery... Ciao. Startup che nasce a Polignano a Mare, quindi io sono un po' di casa qui, e che vede come founders Domenico Centrone, Vito Emanuele Carofiglio, che non ha potuto collegarsi per questioni
ha un raffreddore, diciamolo. Quindi quando i maschi hanno il raffreddore sono No, era biologicamente finita, morti, era finita. È diciamo. come se avessero una malattia esantematica, non Cioè, capiscono più niente, è vero, è vero. ha un passo dal testamento, quindi diciamo che riposi e si riprenda presto. Auguri di Lo pronta salutiamo, lo guarigione. salutiamo. Lo salutiamo, lo salutiamo. Allora, Domenico, celery, che vuol dire sedano. Corretto, corretto. Allora, raccontaci che cosa fate di bello. Sì, allora, innanzitutto grazie, ecco, perché per me è veramente un onore, un piacere essere qui stasera e condividere con voi quello che è stato, che è il nostro percorso, ecco. Allora, con Celery noi ci occupiamo di nutrizione, nutrizione, diciamo, accessibile a tutti, nutrizione basata sulla tecnologia. Celery nasce un paio di anni fa, da, diciamo, un processo partecipativo, Forse siete partecipato. più giovani qui, ecco, tra le start-up di questa sera. Può essere, sicuramente. Nasce da un laboratorio di università, tra l'altro, quindi mettendo a fattor comune quelle che sono che erano le nostre competenze, mie di Vito, con quelle di un gruppo di ricerca guidato dal professor Rizzello, qui all'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Microbiologia degli Alimenti. Poi adesso lui si è spostato su Roma. Comunque, ad ogni modo, in quel momento Vito ed io eravamo in un momento, in una fase divergente, diciamo, una fase diciamo, in cui guardavamo un po' attorno, ecco, anche perché questa non è la prima iniziativa imprenditoriale, ne avevamo fondato un'altra in passato, in un momento un po' di crisi, come spesso accade nel mondo delle start-up, perché non è tu sempre un percorso, diciamo, di rose e fiori, ecco, questo ci tengo a dirlo, ci sono momenti di estrema difficoltà, ecco. Certo. E in quel momento era un momento un po' così, quindi incontriamo sul nostro percorso il professor Rizzello e mettiamo a fattor comune le nostre competenze con le sue. E sviluppiamo questo fermentato vegetale dalle Ecco, perché la biocellule. loro invenzione, chiamiamola così, è appunto, Antonio, questa sorta di, io la chiamo bevanda magica, un fermentato, questo elisir, ecco, questo fermentato a base di legumi e cereali, giusto? Ne ho sentito parlare, Corretto, un toccasana. Un toccasana che non solo è buono, cioè è nutrizionalmente buono, ma che rappresenta assolutamente. un po' la base per tanti preparati che possono essere immessi in commercio, giusto? Assolutamente. Anzitutto questo fermentato ha una serie di claim e di proprietà che lo rendono abbastanza unico, ecco, all'interno del panorama delle attuali alternative vegetali rispetto a quelli che sono i derivati animali. Parliamo ad esempio del latte vaccino e così via, ecco. Una serie di proprietà e di claim che lo rendono unico, tant'è che abbiamo avuto anche spazio per poter brevettare, quindi questo fermentato attualmente è brevettato. Sono brevettati anche i ceppi batterici, ecco, che diciamo, facilitano la fermentazione, sono stati Aspetta, Domenico, brevettati. ma c'ha un nome questo fermentato? Noi Che nome si si chiama? chiama. Lo chiamiamo base Juppi, ecco, base Juppi. Ah, ecco. Diciamo Scusami, che da lì. Domenico. Domenico, sono pettegolo di mio, ti chiedo scusa. Ma tu hai appena citato il fatto che avete brevettato. Ma un brevetto europeo costa un sacco. Quanto avete speso? No, non solo brevetto europeo, diciamo noi adesso attualmente siamo nelle fasi nazionali, quindi il brevetto è stato già concesso in Italia, è stato esteso, abbiamo fatto la fase PCT, vabbè adesso non entriamo nei tecnicismi, comunque siamo nelle fasi nazionali in tutto il mondo, quindi abbiamo sostanzialmente È una bella depositato. spesuccia o sbaglio? Assolutamente, non saremmo stati in grado, ecco, di sostenere tale spesa se non avessimo incontrato lungo il nostro percorso anche un fondo di investimenti. Ecco, quindi, Ecco. che sin da subito, ecco, a partire dai primi passi della nostra idea, perché nel momento in cui abbiamo incontrato il fondo eravamo veramente in uno stadio primordiale, quindi eravamo veramente a un'idea, sin da subito hanno creduto in questa idea. E abbiamo fatto assieme un percorso, ecco, oggi Sirio, perché ecco, questo è il nome del fondo di Venture Capital che ha investito direttamente in Celery, ha condiviso con noi un piano industriale, ecco, per i prossimi 24-36 mesi. Comunque, diciamo, con loro abbiamo anzitutto fondato la società, messo in sicurezza la proprietà intellettuale, quindi il brevetto, i ceppi batterici, ecco, e fatta tutta l'estensione a livello mondiale, ecco, di questo fermentato.
e dei ceppi, e da lì abbiamo iniziato sostanzialmente a fare tre cose. Uno, sviluppare delle applicazioni, perché questo fermentato è una materia prima, se vogliamo, un po' come il latte per produrre, diciamo, o uno yogurt, o una mozzarella, un nodino. Esatto, quindi abbiamo iniziato a sviluppare delle applicazioni. La prima applicazione che abbiamo sviluppato e portato sul mercato è un gelato artigianale. L'abbiamo portato sul mercato con un marchio che si chiama Yuppie per Tutti, che sta ad indicare per l'appunto un momento, diciamo, Yuppie, quindi un momento di felicità, ecco, per tutti, perché, diciamo, tra le proprietà, i claim che non vado a citare, però, diciamo, questo fermentato e questi prodotti sono accessibili a tutti, a chi ha delle esigenze o comunque delle necessità alimentari ben specifiche, quindi parliamo di intolleranti, parliamo di allergici, quindi rendiamo fruibili e accessibili, in questo caso, una linea di gelati artigianali a chiunque, senza, diciamo, incorrere o incappare in allergie o comunque effetti indesiderati legati all'assunzione di prodotti con glutine, con base latte, base soia e così via. Ecco. Ed è buonissimo, io l'ho assaggiato, ed è buonissimo. Come mai, guardo dall'alto verso il basso, come mai tu l'hai assaggiato e io no, signorina? Perché devi venire a Polignano, stornaiolo. E se nessuno mi invita a Polignano, come faccio a venire? Ti invito io, amore. Ma vedi un poco, vedi. Siete tutti invitati ufficialmente. Attualmente siamo chiusi perché naturalmente il gelato è un prodotto stagionale, però in primavera vi aspettiamo. Dopo sono che poi, ecco, Yuppie per tutti, perché giustamente Domenico tirava in ballo le questioni, diciamo, prettamente legate alle intolleranze, alle allergie, però anche c'è un risvolto di sostenibilità molto, molto forte e molto sentito, perché, diciamo, stiamo parlando come materia prima di legumi, di cereali, di una materia prima, certo. Diciamo, no? Assolutamente, perché poi dimmi. Assolutamente, Antonella, sì, perché, diciamo, se paragoniamo per l'appunto queste materie prime al latte, comunque quindi agli allevamenti, che sono tra le principali, diciamo, cause delle emissioni in atmosfera, parliamo della CO2, quindi, diciamo, proprio in termini di carbon footprint, ecco, il nostro è un prodotto nettamente più sostenibile rispetto a un prodotto derivato dal mondo animale, ecco, quindi, e questa sostenibilità noi la portiamo avanti a partire dalla selezione delle materie prime, che sono l'essenza un po' del nostro fermentato, ma anche poi a tutte le altre materie prime che adoperiamo per la formulazione del gelato, e poi all'interno dello store, del punto vendita, quindi tutta l'esperienza, ecco, per l'appunto dell'utente, del consumatore, con Yuppie, quindi tutto il packaging. Siamo un locale, diciamo, ormai non è una novità, però siamo un locale plastic free anche noi, quindi un packaging completamente compostabile, quindi la sostenibilità la abbracciamo a 360 gradi. Possiamo dire i legumi, legumi sono la base di questa base Yuppie? Corretto, utilizziamo ceci, lenticchia. E come cereali riso. Quindi non c'è soia, che va molto di moda, ma che poi non è così sostenibile. No, assolutamente. C'è un problema di sostenibilità e c'è un problema anche, diciamo, dal punto di vista nutrizionale, perché ha degli effetti indesiderati a livello proprio di tiroide, quindi, diciamo, non è proprio il massimo. Ecco, e poi da un punto di vista organolettico ha molto spesso un retrogusto, quindi te lo porti dietro, nel momento in cui assaggi uno yogurt, una bevanda a base soia, senti questo retrogusto forte della soia. La nostra base è una base molto neutra, quindi si sposa molto bene poi per tutte le applicazioni. Il gelato è la prima, ripeto, abbiamo in pipeline altri sviluppi, altri prodotti che porteremo sul mercato, sia in un modello B2C, quindi sotto il marchio Yuppie per tutti, ma anche in un modello più B2B, quindi, diciamo, venderemo questi ingredienti ad altre aziende. Senti, Domenico, ma non è che pure con te potremmo tentare la strada del codice sconto? Ecco. Perché io ci avrei un galgano e goloso, G&G. Approvata. Possiamo quindi scriviamolo. Cioè, se facciamo un'ordinazione, scriviamo G&G, anche senza accento, poi fate lo sconticino. Assolutamente sì, vi aspettiamo. L'unico warning è che
Attualmente non siamo aperti, quindi non vorrei che qualcuno si presentasse domani, oggi, a Polignano presso Iuppi, però in primavera ci trovate e vi aspettiamo. In primavera. Galgano dovrebbe ancora essere tra noi, quindi ecco, gradina codice sconto G&G, Galgano G&G. È goloso. Per ottenere un buono sconto per il gelato Iuppi. Domenico, brevemente, ma ceci, legumi, abbiamo i ceci murgiani che sono uno spettacolo, i ceci della Murgia, in Puglia abbiamo veramente questi prodotti buonissimi a chilometro zero. Domenico, quali sono, se si può dire, i prossimi, diciamo, come dire, non preparare le prossime declinazioni di questa base Iuppi sul mercato? Il gelato, ok, è andato. Farete gli spaghetti, farete gli spaghetti. Ecco, ecco. Allora, sicuramente tutto il mondo, diciamo, del dairy, quindi del latte e derivati, in questo caso naturalmente tutto ciò che è alternativo al latte, quindi parliamo di yogurt, tutto quel mondo lì è un mondo sicuramente di nostro interesse, che abbiamo già sviluppato e che stiamo affinando. Poi c'è tutto il mondo, diciamo, del bakery, quindi tutto, cioè, i processi di, diciamo, di panificazione. Panificazione. Comunque, esatto, tutto quel mondo lì, dei lievitati, è un ingrediente che si presta molto bene. Quindi stiamo lavorando in queste macro aree. Diciamo, difficile dire quando arriveremo sul mercato col prossimo prodotto, perché, come ci siamo detti, è importantissimo non solo avere un prodotto che abbia una serie di free from o di proprietà che lo rendono accessibile a tutto, ma deve essere un prodotto prima di tutto buono. Però quindi... a proposito, scusami se ti interrompo, a proposito della storia che ormai è conclamata di fare rete, perché solo facendo rete e gruppo si riescono a sconfiggere i mercati esteri, ma ci pensi che bello, parlo con Brainpool, se si riuscisse a creare un panino pescaria con... fatto con i cereali, con questi fermenti, sarebbe un... guarda, potremmo fare un ulteriore sconto per questo che ho paura di conoscere l'acronimo del prossimo sconto. Io ce l'ho, ma non lo dico perché è pesante per il povero Galgano. Guarda Antonio, noi non ci sottraiamo a nulla, sia chiaro, e poi la collaborazione è un leitmotiv di Brainpool, ma anche di Pescaria, per cui ci diciamo assolutamente aperti. Fra le tante cose, Iuppi alle spalle di Pescaria, quindi dobbiamo solamente evitare di cannibalizzarci. Noi lo diciamo qui in diretta, quando ci chiedono se facciamo il gelato, indirizziamo alle spalle, ecco. Ecco. Bravo, bravo. Facciamo noi, se ci chiedono, se facciamo panini. Quindi... spero non vi vengano a chiedere panini di mare, altrimenti iniziamo ad avere dei problemi di confusione. Però va bene, ecco. Uguale, collaborare. Va bene. Allora, io direi, Antonio, se sei d'accordo, sì, che sì, possiamo invitare il quarto ospite della quarta e ultima startup di questa sera, Donato Corvaglia di You Can Print. Buonasera a tutti, grazie. Tanto grazie. Donato Corvaglia. Buonasera a tutti, grazie. You can print è sicuro che già ci devi fare lo sconto su qualcosa, Donato. Esatto. Guarda, sono assolutamente d'accordo, quindi se c'è un codice... Allora, ci metterò subito. Pensaci, perché spieghiamo, magari ti viene l'ispirazione. You Can Print, Donato, si occupa, cioè è un'agenzia di self-publishing. Sì, siamo una piattaforma. Stai attento con le sigle e gli acronimi, Antonio. Io ce l'ho già per lo sconto. Ce l'ho già per lo sconto. Galgano va presa a stampate, che rimane in argomento. E quindi GGVAS. Questo era complicato, però va bene. È difficile, è un po' difficile. E allora, vabbè, qualcuno, Marina ci scrive in collegamento 5 persone super intelligenti, ma Michele Carella, ora qui io aprirei una piccola parentesi, ha detto 5 persone super intelligenti, ma noi in questo momento siamo 6, quindi sono curiosa di sapere chi ha escluso. Guarda, non mi sottraggo alla critica, accetto di tutto, ho l'età giusta per sopportare le critiche, sono io il sesto l'intruso. Il sesto intruso. Allora, Carella adesso interagisce con... oggi non avevamo tanto spazio, quindi per fare spazio per bene ai nostri ospiti, i nostri influencer sono rimandati a martedì prossimo. Allora, Donato... Michele Carella scrive, sono da Maurizio Costanzo stasera, giustamente. Ecco. Sì. Allora, raccontiamo... Maurizio Costanzo. Raccontiamo, Donato,
tra una battuta e l'altra. Allora, il self-publishing, certo, questa frontiera, sì, in un'epoca in cui dell'editoria in crisi, voi date la possibilità a chiunque voglia, a chiunque abbia qualcosa, Antonio, da raccontare, sì, di pubblicare, di essere l'editore di se stesso. Esattamente, no, non devo aggiungere altro. In effetti, e come si fa? Come funziona? Guarda, è semplicissimo, basta andare sul sito che è youtimeprint.it e inviarci il manoscritto e calcolare un po' un preventivo, che poi è un preventivo veramente di costi bassissimi, e si invia il file e i ragazzi lo iniziano a lavorare a livello di paginazione, di copertina, poi si crea l'ebook, si crea l'audiolibro e si mette in distribuzione. Quindi del manoscritto poi noi distribuiamo il libro sia in tutte le versioni possibili. In tutti i formati, non solo cartaceo. Certo. E qual è, diciamo, l'ambito, ovviamente, no? Com'è lo stato di salute dell'editoria cartacea e quella digitale? Tra l'altro voi siete stati presenti all'ultimo Salone del Libro di Torino, dove avete incontrato anche il nostro Michele Galgano, Inchiostro di Puglia. Grande Michele, che ringraziamo ovviamente per questo spazio. E guarda, Antonella, quello che posso dirti è questo, cioè lo stato dell'editoria, dopo la pandemia, durante la pandemia, i lettori sono aumentati, sia di ebook che di cartacee, ma soprattutto di ebook, perché ovviamente per le ovvie ragioni. E dopo, per fortuna, questa buona abitudine è rimasta, e soprattutto nell'ambito digitale, quindi possiamo dire che c'è stato un esploa sul fatturato di vendite per quanto riguarda l'ebook, e dopo è rimasto, è andato un po' a calare ovviamente con le riaperture, con la fine della pandemia, però tendenzialmente, se qualcosa di positivo ci può essere stato in questa cosa terribile del Covid, è che le persone hanno scoperto momenti, hanno avuto la possibilità di avere tempo a casa, e quindi hanno scoperto la lettura in qualche modo, possiamo dire, e lo hanno fatto attraverso i libri digitali. Quindi ecco, a livello generale è chiaro che poi, come diceva Cristina, adesso i device sono, no, i device elettronici la fanno da maggiore, insomma attirano la maggior parte dell'attenzione, però nello stesso tempo dare la possibilità poi a tutti di pubblicare il proprio libro, vederlo distribuito poi in tutti i canali, che possa essere Amazon, IBS, Mondadori, Feltrinelli, insomma qualsiasi store, o anche distribuito nelle librerie fisiche di catena, oppure quelle anche indipendenti, spinge l'autore a diventare un po' il brand di se stesso, no? Questo mi lego un po' con Marco nel campo del marketing, quindi siamo un po' trasversali in questo, nell'attività che facciamo, perché ci occupiamo sì di editoria, di autopubblicazione, ma poi aiutiamo anche l'autore che si autopubblica a promuoversi, quindi gli diamo dei corsi gratuiti per imparare a diventare il brand di se stessi, quindi a come promuoversi. Cerchiamo di essere un'alternativa valida al classico editore che invece prende il libro, lo valuta e poi decide o meno di investire sull'autore e poi lo pubblica. Quindi mi sembra di capire, Donato, che sono aumentati i lettori, ma contestualmente sono aumentati anche gli autori e il bisogno forse di raccontare storie o di raccontarsi. Guarda, Antonella, sì, si dice, ed è in parte vero, cioè che in Italia ci sono più scrittori che lettori, però io penso che sia una verità un po' così vera ovunque, nel senso che chi scrive è anche un lettore fondamentalmente, perché poi desidera che il proprio libro venga letto, e quindi quantomeno qualche libro l'ha letto prima di iniziare a scrivere qualcosa, anche solo per capire in che genere tuffarsi, può essere quello del fantasy, quello della poesia o quello di un romanzo, insomma qualsiasi. Che dire, e quindi sì, la piattaforma di self-publishing, l'autopubblicazione, però poi è un'occasione di raccontare, diamo a tutti l'occasione di raccontare la propria storia, le proprie storie, e poi soprattutto di rimanere negli store, di rimanere
Io scusami se ti interrompo, Donato, io vorrei fare una domanda a tutte e tutti voi. Oggi ho avuto modo di parlare con Giannelisa Berlingerio, che è la direttora che si occupa all'interno dell'assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia di queste storie legate alle start-up. E parlando con lei è venuto fuori in maniera evidente che è tanto importante per poter portare avanti un'idea, atteso che tutte e tutti noi abbiamo delle idee da vendere, perché anche il più cretino trova un'idea che può essere speciale, ma il problema non è avere l'idea, il problema è poi farla marciare quell'idea sui binari della redditività. E lei mi diceva che è fondamentale, specialmente qui al sud, creare degli incubatori, non solo pubblici ma anche privati. La vostra esperienza personale ha ricalcato questo concetto? Cioè voi per nascere avete avuto bisogno di un incubatore, di un team, di una squadra che vi dicesse come, dove, perché? No, che non parla da tanto, aspetta, cominciamo da Marco, che ho visto che stava cominciando a piegare le palpebre, quindi così lo teniamo anche un po' spento. Guarda, Antonio, la nostra è un'esperienza estremamente diretta e non posso che darti ragione, nel senso che se immagini che anche a uno sprovveduto come me hanno dato la possibilità di fare impresa, ti rendi subito conto che il territorio, il luogo in cui sei fa la differenza, almeno nel nostro caso. Che sappiamo poi essere singolare, per cui ti dico, noi all'interno di Brainpool cerchiamo di fomentare le idee, di assumerci rischi di impresa e di fallire velocemente, perché è l'unica strada che in generale conosciamo per il successo. Quindi provare, sbagliare, è chiaro che devi potertelo permettere, devi essere nell'ambiente giusto. Quindi la mia esperienza diretta mi dice che sì, effettivamente la visione è coerente. Cristina, tu che dici? Si può fare tutto da sole o da soli, oppure c'è bisogno di qualcuno che ti dica, ti dia almeno il viatico, il punto di partenza? No, sicuramente c'è bisogno. Noi abbiamo fatto diversi percorsi di incubazione, poi immagina 8 anni fa a Bari, noi poi abbiamo deciso di rimanere qui per scelta. E qui la lingua delle startup era veramente una lingua sconosciuta, cioè noi parlavamo di valutazione, non ci capivano le persone, ma anche i consulenti, i commercialisti, i notai. Noi dicevamo le cose, ma questi sì, ma la salumeria che lingua è? E niente, quindi comunque noi abbiamo avuto bisogno comunque di, noi siamo stati circa 6 mesi a Milano all'inizio, abbiamo fatto un primo percorso di incubazione, poi ne abbiamo fatti diversi, più verticali nel tempo, e devo dire che a Milano comunque si respirava un'idea, si respirava un'area diversa, si parlava di più, cioè questa lingua era più conosciuta da tutti. Ma quella là sta Galgano, perciò. Perché lui già stava là, chiaramente. Quindi certo, comunque sì, è importante, quindi non è come dicevi tu, non è tanto l'idea, perché l'idea è facile averla. E che ci vuole avere un'idea? Il problema è l'execution, come si dice in gergo, cioè mettere poi in pratica e rendere in concreto quello che è l'idea che hai. Domenico, anche a te è accaduta la stessa cosa con assolutamente sì. Beh, è quella cosa che non riesci. Come si chiama? Mannaggia. Col fermentato, la base di fra, che mi sta venendo di assaggiarlo, Antonella, che tu non ne hai idea. Perché io sono cannaruto, si dice a Bari, sono goloso. L'idea di assaggiare questo fra mi sta facendo impazzire in questo video. Sono curioso. Sì, no, diciamo che assolutamente sono d'accordo. Io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza poi di studio e lavoro in un posto dove sono nate tantissime iniziative, che è considerato il posto, ecco, dove fare impresa, che è la Silicon Valley. Quindi ho avuto la fortuna di trascorrere un periodo della mia vita lì. E nel 2009 da lì ho appreso veramente tanto. Lì si parla tanto di ecosistema, quindi diciamo di tanti attori, ognuno col proprio ruolo, che diciamo ti aiutano a mettere insieme i diversi pezzi di questo puzzle, ecco. E tutto ciò che noi abbiamo fatto in questi anni, perché poi la prima esperienza imprenditoriale parte nel 2010-11, l'abbiamo fatto sempre con un processo di
collaborazione, partecipato, sempre in ottica di win-win, diciamo, come si suol dire, quindi di ritorno reciproco. Quindi sì, assolutamente, da soli, diciamo, si può essere un po' più veloci, però se si va in compagnia, ecco, con un'ottima compagnia, un ottimo team, degli ottimi partner, si può andare un po' più lontano, ecco. Donate tu e poi torniamo ad Antonella. Guarda Antonio, io invece faccio... No, io poi avevo una domanda anche per Donato, però prima... Sì, no, stavo dicendo che mi sarebbe piaciuto, ci sarebbe piaciuto a me, Alessandro, che siamo i fondatori di Weekend Print, avere qui giù al sud, io sono a Specchia qui, no? Vicino a Santa Maria di Leuca, quindi già Bari mi sembra... la il nord. E quindi quando parlavamo di self publishing, di autopubblicazione, di print on demand nel 2009-2010, anche a me, anche a noi ci guardavano come marziani. Ti dico che hai ragione, Antonio. Sarebbe stato bello avere qualcuno a supporto, un incubatore, qualcuno a cui rivolgerci. E invece non abbiamo avuto nessuno. E abbiamo fatto tutto veramente da zero, con nulla in mano, e davvero costruito pietra su pietra tutto, con tantissimi errori. Quello che posso dire è sì, magari ci fosse stato, avremmo fatto tanto meglio e prima. Bene, Anto, prima della tua domanda c'è un messaggio che arriva direttamente dal patrono da Galgano. Di questa diretta. Ma devi sapere, come dicevo prima, che mi ha preceduto con la foto di tutto il team di Brainpool. Ormai io e Galgano non abbiamo bisogno di parlare o di telefonarci, abbiamo superato questo step, perché ormai comunichiamo per telepatia. Scriveva Michele che un dato che è emerso dal Salone del Libro di Torino è che Weekend Print in questi anni ha già distribuito più di 1 milione di euro di royalty agli autori. E qui si collegava anche la mia curiosità, domanda propedeutica, sì. Quanti libri avete stampato proprio in termini numerici per poter poi riuscire a distribuire queste royalty? Guarda, noi... considerevoli, tra l'altro. Sì, in realtà le royalty sono... Che forse neanche un'editrice tradizionale riesce a distribuire così tanto. Sì, in effetti sì, siamo i Robin Hood dell'editoria, perché abbiamo i ricchi e i grandi editori per distribuire ai poveri. No, a parte la battuta, sì, sono 3 milioni di euro più o meno distribuiti in... 3 milioni? Da quando ci siamo fondati, sì. Abbiamo pubblicato più di 50.000 libri, fra ebook e cartaceo, e la cosa bella è che ci sono, anche se sono una piccola percentuale, autori che quasi ci vivono adesso di diritti d'autore di libri pubblicati con Weekend Print, perché la differenza principale fra noi e l'editoria classica è sono proprio la fascia, cioè la percentuale di royalty che noi distribuiamo è molto più alta rispetto a quella che da un editore classico. Per fare un esempio, parliamo del 5-7%, per l'editore classico da noi si aggira tra il 30 e il 70%, 30 sul cartaceo, il 70%. Mo mi metto a scrivere io! E quindi poi anche la distribuzione trasparente delle royalty, gli autori possono accedere tranquillamente nel loro account e chiedere il pagamento dei diritti anche quando vendono una sola copia, sarebbero pochi centesimi, ma paradossalmente potrebbero richiederli. C'era una volta un ragazzo di Castellaneta che fondò una community su Facebook chiamata Inchiostro di Puglia. Allora, questa è la biografia apocrifa di Michele Galgano. Parlare di royalty se gli brillano. Beh, Galgano ha potenzialmente già una rendita mostruosa sui diritti che potrebbe vendere. Gliel'ho detto di pubblicare, ma ancora ci sta pensando. E chi aspetta? Ci sta pensando, ci sono tante cose che bollono in pentola, poi ve ne parleremo. Allora, ospiti di questa sera, avete qualche domanda da rivolgere tra voi? O approfittiamo, visto che siamo in diretta, lo ripetiamo, sulla pagina Facebook Inchiostro di Puglia, su YouTube e sul profilo Twitch, potete commentare, salutarci, come state facendo da qualsiasi parte d'Italia e oltre, devo dire. Ecco, stanno arrivando saluti. Marianna scrive: Antonio, se vuoi sapere i fatti di Galgano, chiedi pure. Sì, da quando è che Galgano ha cominciato a parlare così? Perché a un certo punto Galgano ha avuto una mutazione.
la sua vita, e parlava come tutti noi. Poi a un certo punto, appena fondato Inchiostro di Puglia, ha cominciato a parlare in questo modo, e soprattutto ha cominciato a parlare per molto tempo, perché se Galgano vi telefona, ragazzi, non vi fate trovare, perché ogni telefonata di Galgano sono quei 2 o 3 giorni che buttate proprio alle foglie della vita, come diceva Pirandello. Ecco qua. Ragazzi, avete qualche curiosità da rivolgere tra voi? Cristina, io ho dei figli anch'io piccoli, tra l'altro c'ho Andrea che ha una fascia d'età. Sì, bellissima. Mi leggi nel pensiero? Aspetta, io sono un po' sorda, non ho capito. Hai dei figli? No, dicevo io, Cristina, io ho un figlio piccolino, insomma, della fascia d'età adatta alla tua, alle app che generi, no? E quindi che tipi di giochi realizzi? Quanti anni hanno i bimbi, Donato? 6 e 3. Perfetto. Perfetti. Smart Tales è una collezione di racconti interattivi, quindi all'interno trovi più di 80 racconti. Comunque l'app, mi sono dimenticata di dire prima, che è un'app gratis. Si può scaricare gratuitamente, poi per sbloccare tutti i contenuti ti devi abbonare, e ci sono anche 7 giorni di free trial gratuita. Però c'è il codice sconto che abbiamo detto. Se ti vuoi abbonare. Comunque, Donato, noi dobbiamo parlare. Io, ecco, ti ho aggiunto, vedi, dobbiamo fare, questa è una minaccia, dobbiamo parlare, perché secondo me ci sono un po' di punti in comune. E appena ha venduto lo royalties, Cristina vuole come Galgano, Galgano non ne approfitta, giustamente. Ma io ho contattato You Can Print, ho parlato con i tuoi collaboratori per una roba, però ti volevo, secondo me possiamo fare una roba insieme. Sì. Vai, volentieri. Tutto pugliese. Guardate, benissimo, tra l'altro realizza, scrive Angelo, godo. Bellissimo, Angelo Donzi scriveva, se riesci a fare impresa da Specchia, ti nominano cavaliere del lavoro da subito, oppure devi superare i 5 anni di attività? Diciamo, complimenti, siamo Donato. Anni, quindi, a parte la battuta, sì, noi anche siamo al 10º, 11º anno di età abbondante. Quindi sì, non siamo più una startup, ormai però. È fatta, sì, si può lunga fare. Vita a queste realtà, lunga vita a chi resta in Puglia, a chi crea aziende, società virtuose, chi crea posti di lavoro, e noi con gli ospiti di questa sera siamo onorati di aver dato spazio e voce a questa Puglia che c'è. Quindi sappiamo che in questa puntata abbiamo portato, ecco, che abbiamo portato il cuore, abbiamo avvicinato il cuore di tanti pugliesi che magari per lavoro sono costretti ad andare a Milano. Prego, Antonio. Devo fare stop perché abbiamo una domanda del Dominus che scrive, cioè, quello c'ha già la cosa intestata in Chiostro di Puglia è logorroico anche quando scrive, domanda mia, che tra l'altro è un italiano pessimo, 2 punti, maiuscolo dopo i 2 punti, quanti dipendenti contate oggi? Senza mettere il soggetto, santi Dio. Quanti dipendenti chi di questi 4, Galgano? Facciamolo dire a tutti e 4. Facciamo dire. Allora, Marco, abbiamo detto 85. Brainpool 85. Cristina? 22. 22, buono, sono 22 stipendi. Domenico? 2-8. 8, però frizzanti, diciamo. Frizzanti. Possono fermentare. Siccome là ci sono le lenticchie, devono avere degli studi un po' lontani tra loro, perché sennò la lenticchia... No, ma guarda, gli effetti indesiderati dei legumi sono completamente annullati con la nostra fermentazione. Questa è una grande notizia per Galgano. Grazie. Perché per Galgano? Donato, invece voi? 30 siamo. Belli, guarda, io... Anto, ci stai a fare un applauso io e te a questi 4 che sono? Sì! Complimenti, ragazzi. Posti di lavoro. Grazie, ragazzi. Siete fortissimi. Vero. Grazie. Siete veramente una rappresentanza della bella Puglia, la Puglia che ci piace raccontare, la Puglia che ci piace approfondire qui su Inchiostro di Puglia, e naturalmente grazie per aver partecipato a questa puntata di Ti devo dire un fatto. Io direi, Stornaiolo, che ci possiamo congedare, no? Sì, ci congediamo, però se voi 4 potete salutare Galgano che ci tiene. Quindi fate un passaggio salutando Galgano e poi io e Antonella facciamo gli auguri di Buon Natale. Vai. Ecco.
Ciao Michele. Salutate. Ecco. Ciao Michele. Grazie per questo invito. Grazie Michele. Hai visto che saluti spontanei? ci tenevo a salutare Michele. Bellissimo. Ciao. Ebbene, noi ci uniamo a questi saluti, approfittando per fare gli auguri di Natale, perché questa è l'ultima diretta prima delle vacanze di Natale, però noi continueremo ad essere presenti. Torniamo anche con i tre con i tre giovani influencer, youtuber, TikToker, che salutiamo, Michele però... Carella, Daniele Condotta, Glenda Resta. Sì, probabilmente ci vedremo anche su Instagram per farci gli auguri di Natale tra noi e noi. Seguiteci. Però Anto, fai tu gli auguri di Natale a tutti, perché tu sei la vera conduttrice di questo programma e sei bravissima. Grazie. E allora, grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo al prossimo anno, ma continuate a seguirci, perché su questa pagina Nicchiostro di Puglia continuerete a conoscere i vari aggiornamenti delle cose che facciamo, delle cose che raccontiamo, dei fatti che ci diciamo tra noi. Continuate a seguirci su Facebook, Instagram. Questa puntata la potete recuperare su YouTube, ma anche sulla pagina Facebook. Grazie a tutti gli ospiti di questa sera, grazie a tutti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia in queste puntate. Noi ci vediamo presto, perché ti devo dire un fatto: continua to be continued Antonio Stornaiolo, il mio coinquilino del cuore. Grazie. Ciao, a tesoro, tutti, grazie per averci seguito, buon Natale, forza ragazzi, siete in futuro. Ciao, grazie.